Salve YouTubers, mi dispiace dovervi rovinare un video del genere, ovvero non una gameplay come avevo promesso, ma un video quasi tributo, un ricordo a quello che è stato il nostro gameplay con Pokémon Smeraldo. Purtroppo ci sono state delle difficoltà tecniche che non ho potuto superare in alcun modo, mi sembrava doveroso spiegarvi il tutto e darvi qualche consiglio per andarvi a catturare i leggendari. Dunque, praticamente dopo la Lega il salvataggio mi si corrompe. Ho provato con un salvataggio di backup a rifare tutti i Pokémon, a rifare la Lega, a rifare le uova di Bagon, di Cacnea, eccetera, eccetera. Ma ogni volta che arriva la Lega e batte il campione, il salvataggio mi si corrompe e mi si cancellano proprio i dati. Quindi purtroppo non possiamo continuare questa splendida avventura. Me ne dispiace, però non posso ricominciare il gioco da capo, perché aspetterete non le ere, gli eoni e anche di più. Quindi passiamo oltre. Questi sono i miei consigli per quanto riguarda quello che ancora c'è da fare all'interno di Pokémon Smeraldo. Quando avrete finito la Lega, tornerete a casa e vi verrà data un biglietto per la MN Marea. Oltretutto vi verrà dato il Dex nazionale dal professor Birch. Assisterete ad una discussione all'interno di un show televisivo in cui vi verrà poi chiesto di che colore era il Pokémon volante di cui si sta parlando. Scegliete blu o rosso, in base a quello che sceglierete ci saranno o Latias o Latios. Poi, una volta che voi andate a Brunifoglia, entrate nella casa del cercafossili, troverete il fossile che avete lasciato alla Torre Miraggio, quindi o quello di Lillipo o quello di Anori. Oltretutto, vicino al Parco Olotta troverete anche Sudowoodo e Smeargle. Ci sarà un passaggio attraverso i fiori dove troverete prima Sudowoodo e poi, usando Serp, discendendo dalla cascata, arriverete in una grotta molto pittoresca in cui potrete catturare solamente Smeargle. Per quanto riguarda invece Groudon, Kyogre e Rayquaza, troverete Rayquaza alla Torre dei Cieli, mentre Groudon e Kyogre li troverete grazie a uno scienziato dell'Istituto Meteo che vi darà dei cambiamenti atmosferici, dove potete appunto trovare, in base alla pioggia o in base alla siccità, Groudon o Kyogre. Fate veloci perché cambiano sempre zona di Hoenn. E poi abbiamo i Pokémon Barile, Regigise, Registeel e Regirock, dove dovete portarvi assolutamente un Relicant, un Wailord e un Pokémon che usa Fossa. Vi consiglio caldamente di cercare una guida perché mi si trova all'incirca verso Ceneride, ma c'è un alfabeto che è chiamato alfabeto Braille, che dovete tradurre per poter andare avanti e catturare i Pokémon Barile. E infine c'è Rocco. Rocco lo troverete nelle cascate Meteora, quindi esplorate. Quindi ragazzi, io più di questo non posso consigliarvi. Vi ringrazio infinitamente per avermi seguito fino a qui. Noi ci vedremo in una prossima gameplay. Sicuramente questa gameplay sarà sulla regione di Altea. Vediamo chi capisce di che cosa sto parlando. Quindi ci vediamo noi alla prossima gameplay qui sul canale di BloodyRose258. Ciu ciu e grazie!